possedeva la bellezza senza la vanità, la forza senza l'insolenza, il coraggio senza la ferocia e tutte le virtù dell'uomo senza i suoi vizi. Con queste parole Lord Byron ricordava il suo amatissimo cane Boswen, un epitaffio dedicato al suo splendido Terranova, sepolto presso l'abbazia di Newstead, che il poeta inglese considerava come un vero e proprio amico, il migliore amico dell'uomo, appunto. Ma a condividere l'amore per i quattro zampe, personaggi illustri a parte, c'è tanta, tanta gente comune. In Italia sono circa 15 milioni, fra cani e gatti, gli animali ospitati nelle nostre case, adorati e curati come fossero esseri umani e soprattutto senza badare a spese. Per loro, infatti, stando agli ultimi dati Eurispes, si spendono ogni anno ben 2 miliardi e mezzo di euro, la maggior parte per il cibo, seguito da visite veterinarie e altre spese accessorie. Il settore del pet, dunque, non conosce crisi e se nei supermercati guadagnano sempre più spazio gli scaffali dedicati a Fido e Micio, il mercato punta in alto e diventa sempre più sofisticato e chic. Non solo semplici negozi, ma veri e propri store extra lusso. È il caso della prima boutique a quattro zampe aperta da poco a Roma, dove proprietari di cani e gatti soddisfano ogni sorta di capriccio, rendendo i loro amici sempre più simili a se stessi, non solo nell'abbigliamento, ma anche nella scelta dei cibi più raffinati e nelle abitudini quotidiane, sempre meno da cani e più da esseri umani. Nessuna meraviglia, dunque, di fronte al matrimonio fra cani, con tanto di abito da cerimonia, rinfresco e regali. E, insomma, tra vestiti, mangime e quant'altro potrebbe arrivare anche intorno ai 500-600 euro la cifra spesa per celebrare il rito. E che dire del divano in vera pelle per il pisolino o della cameretta con letto e armadio? Per il divertimento poi, giochi ecologici realizzati con materiale rigorosamente naturale. E al momento del pasto è importante la sostanza ma anche la forma. Ecco dunque ciotole tempestate di Swarovski o ciotole di design. E per i palati più raffinati, set in stile giapponese per il sushi, snack al bacon, alla pizza o al caviale. E ancora, crocchette con raffinata carne di cavallo, agnello o altro. Ma sempre con un occhio attento alla linea. Se infatti sempre più italiani tendono al sovrappeso, i loro animali non sono da meno. Il 36% dei cani e il 46% dei gatti ha chili di troppo. Ecco dunque linee di prodotti dietetici, gustosi ma a basso contenuto calorico. La moda poi la fa da padrona. Cappottini in angora e paillette, in cashmere, impermeabili antipioggia, tutine per la vacanza in montagna e scarpine per ogni occasione. L'accessorio poi non può mancare, ce n'è per tutti i gusti, dai collari e guinzagli impreziositi da brillantini e pietre a quelli più tradizionali a quelli di tendenza, mimetici, maculati o ricamati. Ma loro, i protagonisti, cosa ne pensano? E ora, come di consueto, vediamo la settimana dei fatti.